Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV. Oggi, venerdì 21 ottobre, apriamo la nostra rassegna stampa leggendo i titoli principali del quotidiano online Tutto Molise. Il Molise non perda l'opportunità di far inserire i lavoratori TR nella sperimentazione sull'assegno di ricollocazione lavorativa. Sollecito un'urgente comunicazione della Regione Molise, della provincia di Isernia e dei comuni. Andando avanti, Lions Club e Lite ancora insieme per la terza giornata Pentra di Oncologia in memoria di Raffaellina Colalillo. Infine, violenza sessuale, la polizia sui passi di un giovane che avrebbe molestato due universitari nei parcheggi. Le ragazze hanno fornito un dettagliato identikit e avviato un tantam su Facebook. Passiamo alle notizie del quotidiano del Molise, che apre con Urbanistica 18 milioni per invertire la rotta. A Campobasso cambiare il volto della città con un occhio di riguardo per l'area del mercato coperto. Premio Isna Frattura Ilaria Jacobucci Orgoglio Molisano. Sanità invece nuovo bando ASREM c'è urgenza di medici. Indagine di cittadinanza attiva, quarta per convenienza, mensa scolastica Isernia nella top 5 delle città più virtuose. Ci spostiamo nel taglio alto, abuso d'ufficio, il PM aveva chiesto 8 mesi. Processo quote zuccherificio, il giudice, il fatto non sussiste, assolti Iorio e Vitaiano. Senato direttiva al box, interrogazione di Ruta, il senatore PD con i commercianti ambulanti. Nel taglio basso a Termoli, piano sociale di zona, sbrocca il nuovo presidente. A Casteldel Giudice Slow Food convoca nel Molise i sindaci dell'Appennino. Interverrà il presidente Gaetano Pascale. Infine sport, Serie D, lupi, il risveglio del tifo dopo le vittorie. L'evento l'oro olimpico legnante conquista gli studenti Unimol. E dal quotidiano del Molise passiamo a primo piano Molise. Zuccheropoli, assolti Iorio e Vitaiano. L'ex governatore e l'ex assessore erano finiti sotto processo con l'accusa di abuso d'ufficio per la cessione delle quote dello stabilimento di Termoli. Soddisfazione e lacrime alla lettura della sentenza, attacco insopportabile della procura. A Campobasso, licenziati un anno fa, il giudice stabilisce reintegro e risarcimento per i 30 dipendenti della 3G. Bimbi dell'asilo esclusi dal nuovo plesso, le mamme scrivono al sindaco al Castel Petroso. Continuando, troppi migranti e allarme in Molise per l'assistenza sanitaria, il problema sollevato dall'Ordine dei Medici. Infine sport, in seconda categoria, una squadra di rifugiati. L'Accademia Britannica attende di poter esordire sport e integrazione. Principio di pubalgia, Tegola Grazioso, il mediano dei lupi rischia di saltare il San Nicolò. Infine la capolista, Rullo Re de Granata, non sono venuto ad Agnone per una semplice salvezza. E passiamo ora al quotidiano online Agenzia Stampa Molise. Processo zuccherificio di Termoli, Iorio e Vitaiano assolti. A Casteldel Giudice la prima assemblea degli amministratori delle comunità dell'Appennino. Tomassone PD Molise, il Matese sarà ufficialmente parco nazionale. E infine legge salva suicidi, Ripalimosani in prima linea. Proseguiamo con le testate nazionali a partire da Repubblica. È il gelo tra Renzi e Unione Europea, manovra il testo in ritardo alle Camere. Referendum, il TAR respinge il ricorso, voto il 4 dicembre. Sulla riforma dell'Italicum già divisi il comitato del PD. Nel taglio alto, ecco perché la sonda europea è caduta sul pianeta rosso, scienza e mistero su Marte. La fiction TV che riscrive la storia, scoppia la polemica sui medici. Nel taglio basso, riuscirà la vecchia guardia ad abbattere Trump e Le Pen? E infine Torino, inchiesta sul comune nel 2015, buco di 80 milioni. Proseguiamo il nostro appuntamento con le notizie del Fatto Quotidiano. 61 milioni a 57, si taglia la casta, si salva la carta. I trucchi democratici per ritardare il voto sulla proposta del Movimento 5 Stelle che fa risparmiare sul più della riforma costituzionale. PD contro 5 Stelle per sbloccare la legge che dimezza la diaria ai parlamentari.
Taglio alto con la sonda Schiaparelli, l'Italia guida l'Europa su Marte. Aveva tuonato Renzi, ieri Lander si è schiantato. Forse che il pianeta rosso vota no? Dettaglio basso, siamo i fessi che hanno pagato tutto a Equitalia, ci condonate? Il decreto, la rabbia per gli sconti sulle cartelle di chi ha già saldato anche le sanzioni. Infine, disperato Trump, se vince Hillary contesto il voto, poi il dietro front, presidenziali USA, il bestiario dei faccia a faccia TV. E dal quotidiano fatto quotidiano passiamo a Libero. Sciopero a comando. I Cobas oggi bloccano i trasporti italiani per schierarsi sul referendum. Hanno diritto di stare con chi vogliono, non di arrecare disagi mostruosi ai cittadini per sostenere le loro opinioni. Così tradiscono la Costituzione. Non chiedono salari più alti, ma voti. Andando avanti, il mondo sanziona Putin che uccide meno degli USA. Chi è la colpa del caos in Siria? Finirà nell'Unione Europea pure la Tunisia. Verso l'Eurabia. Andando avanti, Tremonti va a casa Pound, accolto da trionfatore per la sua linea anti-Europa. E infine non paga l'affitto, Grillina promossa all'emergenza abitativa. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno. Forestali, benefit spaziali, in Puglia carburante pagato tutti i giorni per i 900 addetti dell'Arif. L'agenzia ignora l'alt del governo, non sono dipendenti pubblici. Bari, Almeria della Mara in una casa di Giapigia, a Bitonto 11 arresti per estorsioni e droga. Sud-est contrordine 80 km, non si può, si va a 50 all'ora in Salento, 70 altrove. Infine Renzi sull'Europa inquieta il globo, referendum no dei TAR al ricorso. Il Premier continua la sfida sulla flessibilità. E continuiamo con il quotidiano Avvenire. Caccia all'obiettore, la tragedia di Catania sfruttata per propaganda. Si indaga ma la libertà di coscienza non c'entra. Dolore e accertamenti per la morte di una gestante e dei suoi gemellini, il direttore generale, nessun rifiuto di interventi medici. Nel taglio alto referendum, il TAR boccia il ricorso su quesito mosso dal Movimento 5 Stelle, e sì. L'ultimo duello prima del voto USA, Trump strappa, non accetterò la sconfitta, Hillary Clinton incassa nei sondaggi. Azzardo nazionale, Tavecchio difende l'accordo contestato, delusi tutti in no slot. Dettaglio basso, Renzi sprona l'Unione Europea, duello con Londra, il vertice, il Premier chiede una scossa, Hollande duro sull'uscita britannica. Infine, rapida avanzata su Mosul, priorità ai civili, il reportage. Passiamo ora alle notizie di sport a partire dal Corriere dello Sport. De Boer salvo, ma che paura, decide Candreva dopo che il Sundhampton sfiora più volte il gol. Handanovic para tutto, Brozovic espulso. Frank respira, contava solo vincere. Europa League, l'Inter vince a fatica 1-0. In taglio alto, Milan, un giorno farò il capitano, Donnarumma sogna una vita in rosso-nero. Dettaglio basso, invece, Roma rimontata a 2 minuti di follia. Finale da pazzi dal 3-1 al 3-3 con l'Austria. Vienna, pari del Sassuolo, Tris Fiorentina. Passiamo alla Gazzetta dello Sport. Interview. Candreva gol, Handa para, De Boer salvo per ora. Europa League 1-0 col Southampton, ma troppi brividi. Dettaglio alto ancora a Milan, l'età dell'oro, Gigio e gli altri, così è nata la squadra giovane italiana. Da Donnarumma a Locatelli, l'età media di 25 anni e 5 mesi. Le analogie con la squadra dell'85, quella di Baresi e Maldini. Poi Benazia, Juve, io più forte e anche felice, l'intervista. Dettaglio basso, infine Milano, impresa Istanbul, McLaren e McLean imprevedibili per i turchi del Dararussa Faka, ma è una tripla e Canezius a stenderli nel finale 31-80. E il nostro appuntamento finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.
Il meteo è offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per venerdì 21 ottobre. Giunge una perturbazione da nord-ovest che determina un peggioramento del tempo. Nubi in aumento sull'intera regione con tendenza a pioggia ed acquazzoni un po' su tutti i settori dal pomeriggio. Rischio di temporali sulla dorsale appenninica e di versanti tirrenici. Temperature in diminuzione, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 9, massima 13. Isernia 10-16, Termoli 15-18. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.